Ci sono state minacce di morte, minacce rivolte non solo nei confronti del soggetto, ma anche nei confronti dei familiari di quest'ultimo. Lo hanno bloccato, minacciato di morte, picchiato e derubato in 3-1, vittima della brutale rapina, un 70enne. Il pensionato stava percorrendo in auto questa strada. Ci troviamo in località Borgacciano, nel comune di Monterchi, quando è stato avvicinato e fermato dalla pick-up con a bordo i 3 uomini. L'uomo naturalmente ha fermato il mezzo, dopodiché è stato assalito dai 3. È stato assalito, percosso, gettato a terra, è stato poi derubato del telefono cellulare, un telefono all'incirca del valore di 500 euro. Poi i 3 si sono dileguati a bordo di questo pick-up. Il pensionato, nonostante le ferite, è corso dai carabinieri per denunciare l'accaduto. Ha riportato i fatti al comandante di stazione, il quale si è immediatamente attivato con la popolazione e grazie alla sinergia espressa da parte del comando stazione e dei cittadini di Monterchi è riuscito ad addivenire agli autori del fatto. Si tratta di 3 soggetti non italiani, i quali per l'appunto dopo l'aggressione sono stati individuati, identificati e denunciati a piede libero per lesioni personali nei confronti dell'uomo e rapina. L'anziano è stato accompagnato al pronto soccorso di San Sepolcro. Ha riportato inizialmente 5 giorni di lesioni, ma al momento sono in fase di approfondimento ulteriori analisi perché pare che abbia ulteriori problemi al termine di tutto il ciclo. Poi cercheremo di ricostruire anche la cartella clinica del soggetto.